meglio, poi sicuramente più preciso di quello che potrei fare io. Ti ricordi quando era il concorso, l'ultimo concorso che stavi indetto? Nel 90. Cominciamo? Aspetta, mi finisco la sigaretta. Ah, fa. E no, quindi questo è giusto perché poi no, quando uno va a parlare dei precari, poi ci sono però anche quelli in terza fascia, poi ci sono gli abilitati, ma che non sono. Però non sarebbe meglio andare al succo delle questioni, cioè più che. Ma assolutamente, no, ma quello se vogliamo partire da quello va benissimo. È che a me uno degli aspetti che mi interessava ora con il concorso eccetera eccetera, cioè quello che avete evidenziato anche voi ultimamente, è il fatto che si rischia poi una lotta intestina ancora una volta tra i precari. Quindi volendo modificare anche le modalità d'accesso, le modalità di reclutamento, poi comunque per me possiamo anche partire da quelle che sono per voi le questioni più urgenti, okay, e quello che vi preoccupa di più, e poi facciamo la panoramica su questo, tanto poi monto tutto in una cosa complessiva. Allora, se vuoi partire da raccontarci quali sono per voi le questioni più urgenti, insomma, quelle che vi preoccupano di più al momento come precari. Allora, io penso che l'origine di tutti i mali del precariato, come sanno tutti, è la questione dei continui tagli che vengono effettuati sulla spesa pubblica, in modo particolare sull'istruzione. Tant'è che il governo Monti, nella figura di Profumo, nella spending review che è in discussione in Parlamento, prevede lo spostamento di insegnanti di ruolo sui posti che erano precedentemente attribuiti ai precari. In che modo? Posso chiedere di alzare leggermente la voce? Sì, in che modo? Così nel senso che si spostano degli insegnanti di ruolo, quindi a tempo indeterminato, su una determinata classe di concorso che ne esubero, su altri posti, che vuol dire che praticamente i tagli della Gelmini non solo vengono confermati, ma vengono posticipati, cioè vengono protratti, cioè quindi c'è un ulteriore piano di tagli. Mentre appunto il governo non si preoccupa minimamente di questo dato, indice un concorso, o pensa insomma di indire un concorso su un numero di posti di ruolo che ancora non è definito, e siamo al 23 di luglio, quindi al 23 di luglio non sappiamo l'organico per il prossimo anno. Il governo dichiara che farà un concorso, ha aperto le immissioni, cioè ha aperto il nuovo sistema diciamo di abilitazione che è il TFA, e la cosa che ci ha colpito è che nel TFA le classi di concorso in cui i numeri lievitavano in maniera spaventosa erano proprio quelle nelle quali le graduatorie sono già intasate a causa di tagli precedenti. Quindi la nostra posizione non è quella di attuare o comunque come dire essere condotti in una guerra tra poveri, tra vecchi, nuovi, nuovissimi, abilitati, giovanissimi, vecchi che rimarranno al lavoro perché aumenta l'età pensionabile. Cioè la nostra è una battaglia in primo luogo per i tagli, perché questi posti cioè, escano, e perché queste graduatorie ad esaurimento si esauriscano realmente. E poi per un nuovo finanziamento della scuola, perché cioè, non dimentichiamoci che la spending review è un'ulteriore manovra finanziaria. Cioè questo governo va avanti con manovre finanziarie una dopo l'altra, dopo che la scuola, proprio per recuperare il bilancio, ha subito 8 miliardi di tagli. Quindi questo governo cioè, non sta facendo nulla di differente rispetto al governo Berlusconi, anzi al contrario, da per assodare i tagli e continua con quella politica, quindi continua con la legge 133. Ecco perché nella spending review si prevede che gli insegnanti di ruolo che a causa di tagli, quindi i posti non li hanno persi solo i precari in graduatoria, li perdono anche gli insegnanti di ruolo, vengano come dire trasferiti su altre classi di concorso, e in questo modo questo è comprensibile a chiunque, cioè si dequalifica l'istruzione. Ora io vorrei usare un paradosso, cioè si potrebbe arrivare pure addirittura al punto che alle scuole superiori il professore di matematica lo si piazza sulla cattedra italiana o viceversa. E come dire, poi dentro questa logica
avviene sempre che, ecco, questo è un caso, ci sono paradossalmente delle classi di concorso, come credo italiano alle scuole medie o matematica, diciamo, in alcuni corsi, diciamo, di scuola secondaria, nelle quali la graduatoria si interrompe, insomma, viene conclusa, e guarda caso proprio in quelle classi di concorso non ci sono nuovi abilitati per il TFA. Allora qui, cioè, emerge chiaramente la logica sia del TFA che del concorso, cioè è una logica per fare cassa, cioè il TFA per fare cassa da parte dell'università e il concorso per fare cassa da parte dello Stato, perché si indice un concorso nella misura in cui i posti non ci sono. Ma se io sono stato, come dire, se le assunzioni fino ad oggi sono avvenute tramite graduatorie ad esaurimento e si chiamano ad esaurimento proprio perché è impossibile che una persona, cioè, lavori come precario per 12, 15, 16 anni, per quale ragione? Senza un minimo di investimento nella scuola pubblica si propone appunto un concorso. Su quali posti? Questo ci chiediamo. Allora, in un certo senso, la paura che noi abbiamo è che quest'anno si indica il concorso per ottobre per gente abilitata che ha passato un esame e poi deve fare il concorso, e questo viene fatto per non fare le assunzioni quest'estate e per mantenere all'infinito le graduatorie di esaurimento. Quindi la prospettiva mia non è quella della guerra, diciamo, con altri precari, è che questa guerra è indotta, stimolata, alimentata costantemente, cioè, da un governo che, come dire, volente o nolente, insomma, in maniera cosciente o meno, punta al massacro di tutti i lavoratori. Naturalmente questo per abbassare i diritti di tutti i lavoratori della scuola, ma altrimenti come si spiegherebbe il paradosso per cui un ministro pupazzo come Profumo contemporaneamente sostiene l'aumento dell'età pensionabile e quindi fondamentalmente propone agli insegnanti di ruolo di rimanere a scuola fino a 70 anni e contemporaneamente fa la retorica dei giovani? Ecco, io credo che non dovremmo avere pietà per questa gente, cioè questa gente va veramente considerata per quello che è, dei cialtroni, e contro i cialtroni bisogna aumentare la lotta più forte che possa essere espressa. Ecco, e quali sono appunto le iniziative che voi proponete, anche in merito al prossimo concorso, insomma? Ma noi intanto già ci siamo mossi quest'anno, intanto abbiamo fatto quest'anno una manifestazione, due manifestazioni, una a Milano contro la chiamata diretta, poi una a Roma in difesa della scuola pubblica. C'è stata una mobilitazione su tutto il territorio nazionale per non accettare il trasferimento dei professori di ruolo sul sostegno senza nessun corso, dei corsi fatti online, ma questo sempre non contro i professori di ruolo, ma per difendere e tutelare i nostri diritti, insomma, cioè, non è possibile che ogni volta si scarica sempre sull'anello più debole. E in più abbiamo fatto questa mobilitazione in Senato, cioè alla Camera, in 16, e giovedì abbiamo un incontro con la settima commissione. Ora io mi auguro che questo governo cialtrone non tiri fuori il concorso prima del 16, altrimenti ci troviamo di fronte a una palese mancanza di democrazia, cioè un confronto con le forze parlamentari che sorreggono su questo governo sul tema del concorso e sul tema della spending review, e magari noi ci troviamo che il governo indice un concorso. Quindi, come dire, fregandosene altamente sia del punto di vista dei precari, ma sia delle norme basilari della democrazia, insomma, no? Questo giovedì sarà l'incontro? Sì, giovedì ci sarà un incontro alla settima commissione. È stato indetto questo presidio e poi dopo c'è l'incontro alla settima commissione. Lo ricordo, ok, perfetto. E non so se vuoi dirle proprio due parole su, al momento, insomma, quali sono, cioè, visto che si è creato anche un po' di disordine sui vari precari tra abilitati, non abilitati, chi è in graduatoria, ultimo concorso del 99, non so se riusciamo a fare una brevissima panoramica su questo, no? Sì. Beh, poi il problema appunto con queste... Noi non abbiamo mai avuto problemi con non abilitati, con molti di loro abbiamo condotto, nelle nostre piattaforme c'è stato sempre il tema dei non abilitati, anche perché non è colpa di un non abilitato, cioè il caos che crea il, go-
governo. In più sono precari che spesso insegnano sia nella scuola pubblica che purtroppo anche nelle scuole, cioè sia nella scuola pubblica che nella scuola paritaria, insegnano su posti che non ci sono. Cioè, per esempio, appunto, se c'è una totale irrazionalità tra già nella SIS, no? Tra abilitazioni e classi di concorso, e se in alcune classi di concorso il governo non chiude quelle classi di concorso, il governo crea precariato. Cioè, è proprio, come dire, una logica di questo sistema malato e privo di diritti, quello di creare delle situazioni, come dire, confuse, caotiche, un sistema nel quale la legge è totalmente irrazionale. Quindi, come dire, sì, c'è spesso tra i precari la tentazione di, perché purtroppo spesso questo accade, cioè di battersi uno con l'altro, però insomma l'obiettivo dovrebbe essere quello di cioè, contrastare le politiche di questo governo. Certo, poi noi è chiaro che chiediamo un esaurimento delle graduatorie, come nel nostro diritto in un certo senso, ma questa questione qui non si può risolvere se il governo va avanti con questa politica d'austerity che non ha risolto nessun problema e che nella scuola vuol dire una politica, diciamo, totalmente irrazionale di tagli. C'era altro che volevate aggiungere, che volevi aggiungere? Insomma, vorrei aggiungere che se il governo metterà mani appunto alle graduatorie, farà il concorso, attuerà la spending review, poi ci vedremo a settembre nelle piazze, nei provveditorati. Ma comunque sarà una battaglia lunga, perché questo governo usa sempre ricatto. Ti ringrazio.